I francobolli del Canada rari di valore dall'anno 1887 al 1935. I francobolli del re anno 1935. Raffigurano il busto di Giorgio V, sovrano del Regno Unito e dei domini britannici d'oltremare, che governò per 26 anni, dal 1910 al 1936. Il Canada faceva parte di quei paesi, considerati nei domini britannici d'oltremare. Godeva di una semi-autonomia politica, ma sempre dipendenti politicamente dal Regno Unito. Sopra. Il nome della nazione Canada. Sotto. Il valore nominale dei pezzi da 1, 2 e 3 centesimi del dollaro canadese. Questi tre francobolli insieme valgono 15 euro. I francobolli della Conferenza di Ottawa del 1932 furono emessi dal Canada per commemorare la conferenza del 1932 tra le colonie ed i domini britannici. Nota meglio come Conferenza di Ottawa, quest'ultima capitale del Canada. In quell'occasione i leader dei 9 paesi si riunirono per discutere della Grande Depressione, periodo che ha visto per 10 anni dal 1929 al 1939 una recessione economica a livello mondiale. In alcuni di questi pezzi potrai vedere il busto del re Giorgio V e delle persone e raffigurazioni che simboleggiano la riunione di questa conferenza. In tutti questi pezzi potrai vedere la scritta Conferenza di Ottawa e l'anno in cui si è svolta, ovvero 1932. Questa collezione da 5 pezzi oggi vale 20 euro. I francobolli della Confederazione del Canada anno 1927 furono emessi per commemorare il 60° anniversario dalla nascita della Confederazione canadese, atto proclamato nel 1867, nel quale le colonie britanniche del Canada, Nuova Scozia e Nuovo Brunswick, si unirono in un'unica nazione politica, ovvero il Canada. Nel pezzo da 1 centesimo del dollaro canadese potrai vedere il busto di John MacDonald, diventato primo ministro del Canada nel 1867, figura dominante della Confederazione. Nel pezzo da 5 centesimi il busto di Wilfrid Laurier, settimo primo ministro del Canada nel 1896, ed altra figura politica di rilievo della storia canadese. Sul pezzo da 12 centesimi la mappa che rappresentava i territori entrati a far parte della Confederazione canadese. Sul pezzo da 2 centesimi la riunione formale tenutasi nel 1867, che dette vita alla Confederazione. Sul pezzo da 3 centesimi invece il castello dove si riunirono i leader. Questa collezione intera originale del 1927 oggi vale 34 euro. I francobolli del re Giorgio V raffigurano il sovrano del Regno Unito, rivolto verso sinistra. Pezzi tutti uguali nella raffigurazione. Vanno da 1 a 50 centesimi del dollaro canadese. Sopra il busto, la scritta Poste canadesi. Sotto, il valore del francobollo espresso sia a numero che a lettere. Questa collezione completa oggi vale 120 euro. I francobolli della Regina Vittoria emessi dal 1887 al 1898 furono stampati in blocchi da 4 pezzi l'uno. Potrai vedere il busto della Regina Vittoria che guarda verso sinistra. Regina del Regno Unito per 64 anni. Dal 1837 al 1901. Divenuta simbolo di forza e modello dai forti valori. È stata soprannominata Nonna d'Europa perché i suoi 9 figli e 20 dei suoi nipoti si sposarono con altri membri dell'aristocrazia e nobiltà europea. Sopra, la scritta Poste canadesi. Sotto, il valore del pezzo, che varia dal 0,5 centesimo ai 5 centesimi del dollaro canadese. Pezzi molto ricercati. Oggi l'intera collezione vale nel mondo della filatelia 450 euro.